Popolo del trading, buona vita a tutti. Quanto sono importanti gli angoli nella nostra vita? Lo chiediamo qui a Carlo, il mio amico architetto. Carlo, grazie mille, a te la parola. Grande. Ciao Fabrizio, ciao popolo del trading. Sì, guarda, grandissimo. Gli angoli nella vita li troviamo dappertutto. Un angolo molto importante che troviamo ovunque e che ognuno di noi sperimenta è l'angolo che facciamo noi col suolo. Quando siamo in piano, quest'angolo è di 90 gradi. Quando siamo in salita, ce ne accorgiamo perché quest'angolo diminuisce. Tanto per capirci, quando facciamo una salita che a noi sembra molto impervia, magari sono 70 gradi rispetto al nostro corpo. Gli angoli sono sovente collegati alla natura e alle cose che ci circondano. Una cosa che è molto importante, per esempio, sono gli angoli legati all'acqua. Gli acquedotti romani, per esempio, che funzionano benissimo a tutt'oggi, sono calcolati con un angolo minuscolo rispetto allo scorrimento dell'acqua e questo semplicemente lo si fa rovesciando dell'acqua. Ancora oggi lo facciamo, quando facciamo una terrazza non la facciamo piana, ma le diamo una piccola inclinazione perché l'acqua se ne vada via. Se invece abbiamo bisogno che l'acqua vada via con più vigore, con più forza, andiamo in Germania e troviamo le case con i tetti fatti così, a grande spiovente. Bello, bello, bello. Altri esempi? Nella Beh, vita quotidiana, gli angoli, ci azzeccano o meno? nella vita quotidiana li troviamo ovunque. A me un esempio che piace portare è quello del filo da Vai. stendere. Noi abbiamo i fili da stendere, ci piace vederli belli dritti quando sono scarichi, ma quando ci attacchiamo un paio di jeans, il filo fa inevitabilmente così, si inclina. Si inclina perché è una reazione naturale a una forza che io vado ad applicare. La forza che applico sono i miei jeans, diciamo che pesano un chilo, e il filo in qualche maniera deve assorbire, deve rispondere a questa forza che io gli applico. E come deve fare? Deve in qualche maniera reagire con una forza uguale contraria di un Certo, chilo. certo. E dove può reagire? Reagisce ovviamente qui e qui, ma siccome un filo può reagire solo e rispondere con una forza che è parallela al suo asse, cioè questo quando il filo è scarico, allora il filo naturalmente scende e permette di reagire con delle forze che sono inclinate. E allora io avrò mezzo chilo qua e mezzo chilo qua e tutto il resto con una forza orizzontale che va a recuperare questo. E magari io ho una forza di mezzo chilo che va in su e di 20 kg che se ne va in là. Questo ci fa vedere che un angolo naturalmente va a assorbire una forza. Perfetto, quindi lì c'è una ricerca di equilibrio tra delle spinte, mi esprimo male, abbi pazienza. Esattamente questo. Poi, per Ottimo. esempio, nelle case in cui abitiamo regolarmente, questa forza sovente si esprime soltanto con delle forze verticali. Il muro sta fermo, ma a volte abbiamo delle forze orizzontali che devono poi diventare verticali, come un balcone, per esempio, Certo. oppure un tetto che anche lui è inclinato e in qualche maniera esprime delle forze al suo interno. Quindi dobbiamo ripassare gli angoli e far mente locale di quanta importanza abbiano nella nostra vita. Ma ti voglio stupire anche nel trading, quindi questa ricerca di equilibrio in realtà accade anche sui grafici di borsa, quindi si va a ricercare l'equilibrio tra i compratori e i venditori e io stesso Carlo e poi a telecamere spente ti mostrerò le mie trendline angolari, vado a cercare determinate inclinazioni per cercare di capire appunto se stia manifestandosi maggiormente la spinta rialzista o ribassista, quindi se ci siano più compratori o venditori, eccetera, eccetera. Carlo, grazie mille, ti aspetto su. Mamma mia, come scrivo male, lo scrivo malissimo, ma si capisce. Fabriforex.com. Grazie Carlo e alla prossima. Grazie a voi.